Bentornati all'appuntamento settimanale con le notizie dal mondo etico vegan. Ovviamente parliamo subito di Genova e delle ore di lavoro senza sosta di vigili del fuoco e volontari dell'EMPA per limitare i danni dello sversamento di petrolio in due torrenti. Incidente accaduto proprio il giorno del referendum sulle trivelle. Il greggio si è riversato nel rio Fegino, nel torrente Polcevera, a causa della rottura di una tubazione interrata dell'oleodotto che collega la raffineria Iplom al porto Petroli. Sono decine gli esemplari dell'avifauna soccorsi dall'EMPA di Genova, intervenuti nelle ore immediatamente successive al disastro. L'EMPA di Genova ha inoltre attivato questo numero di emergenza che vedete in sovraimpressione, al quale residenti e istituzioni possono inoltrare segnalazioni relative ad animali in difficoltà. Ed è partita la nuova campagna di animalisti italiani Onlus, che darà voce a tutti coloro che vorranno denunciare la detenzione di astici e aragoste tenute vive con le chele legate su lastre di ghiaccio, vetrine di ristoranti o acquari piccolissimi in attesa di essere bollite vive. Dopo le 18 querele nei giorni scorsi nei confronti di ristoranti per la violazione degli articoli 544 bis e 727 del codice penale, è partita un'altra denuncia contro Panorama, una delle più importanti catene di supermercati d'Italia. L'associazione invita tutti i cittadini a riflettere e soprattutto ad agire denunciando questi maltrattamenti. Se assisterete ad una delle scene che avete visto in sovraimpressione, potete inviare foto e video all'indirizzo news@animalisti.it. Corretta alimentazione, no al cibo spazzatura, introduzione dell'alternativa vegan all'interno delle mense pubbliche. Questi sono stati i temi della serata che si è svolta nei giorni scorsi a Firenze e nella quale sono intervenuti anche l'onorevole Mirko Busto e il dottor Vasco Merciadri. Siamo a buon punto, credo, perché noi abbiamo preparato una proposta di legge, abbiamo cercato di farla calendarizzare, ma non solo, abbiamo cercato ogni volta che ci sono stati provvedimenti alla Camera che riguardavano l'alimentazione, abbiamo cercato di inserire questi principi, il principio di fornire un'alternativa e il principio di mettere un giorno alla settimana per tutti esclusivamente vegetale. Oggi, a prescindere dalla scelta individuale, che personalmente la mia è quella di escluderli completamente, dobbiamo certamente ridurre i consumi. Questo è una cosa ormai inevitabile perché siamo lontani da ogni valore consigliato dai nutrizionisti per la protezione della salute e soprattutto stiamo causando un impatto ambientale, un danno all'ambiente globale semplicemente mostruoso in termini di emissioni di gas serra, in termini di distruzione della vita, della biodiversità, in termini di deforestazione. Dobbiamo assolutamente discutere di cosa mangiamo e anche volendo di come lo coltiviamo. Ed ora ascoltiamo il dottor Vasco Merciadri che ci racconta che cosa è successo ad alcune famiglie che avevano richiesto proprio alle mense scolastiche dei propri figli il menù vegan. Tardi Bolzano già nello scorso mese di settembre si era già pronunciato sul fatto che chiunque su semplice richiesta poteva avere la dieta vegana, visto che la dieta vegana era stata riconosciuta come dieta salutare e quindi senza bisogno di certificati, senza bisogno di altre strane manovre. In alcuni comuni non ci sono stati problemi, in altri comuni c'è stato bisogno dell'avvocato e addirittura ci sono dei bambini che non sono potuti andare a scuola per tutto l'anno, con grave nocumento al bambino stesso e alla famiglia perché gli era stata negata l'alimentazione vegana ed era stato vietato ai genitori di portare alimenti per il proprio bambino. È una vergogna. Volevano obbligare i bambini a mangiare alimenti di origine animale. E visto anche la monografia presentata dall'Organizzazione Mondiale della Salute, che mette la carne comunque cucinata e lavorata nel gruppo 1 delle sostanze cancerogene insieme all'amianto, faccio l'ipotesi, insieme alle radiazioni ionizzanti e insieme al benzopirene, e la carne rossa, addirittura cruda, nel gruppo 2A, praticamente insieme ai diserbanti. Delle sostanze di questo tipo, degli alimenti di infima qualità e veramente dannosi alla salute non devono essere presenti nelle mense scolastiche, negli ospedali, negli asili e nelle mense delle aziende. Poi a casa ognuno faccia quello che vuole, però come nella mensa non vi vengono passate delle sigarette, dove giustamente c'è scritto nuoce gravemente alla salute, per lo stesso motivo non mi devono essere passati degli alimenti che nuociono gravemente alla salute.
credo, da quello che si sta muovendo, da quello che sta accadendo anche in altri paesi, che ci verrà scritto sulla carne, nuoce gravemente alla salute. L'azienda umbra Farchioni ha deciso di certificare il proprio olio Vegan OK ed ha invitato la presidente di Associazione Vegani Italiani Ollus, Renata Balducci, e l'ideatore della certificazione etica Vegan OK, Sauro Martella, a tenere una lezione di etica per il team manageriale dell'azienda, proprio per capire le ragioni della scelta vegan. Volevamo capire le sfumature, volevamo capire quali erano le sfaccettature che spesso dal di fuori, perché noi per ora siamo un po' al di fuori, non si conoscono bene. È per questo che abbiamo riunito tutti i nostri dirigenti e ci siamo fatti fare questa lezione. Devo dire la verità, eccezionale nel senso che la domanda che ci siamo posti è come non si può essere d'accordo. Poi nel praticarlo, devo dire la verità, ognuno lo potrà praticare, ma noi come azienda dobbiamo tener conto di questa filosofia, dobbiamo andare incontro anche alle persone che hanno questa filosofia. Da adesso in poi saremo molto attenti che sullo scaffale della grande istituzione ci sia sempre qualche prodotto nostro per i vegani OK. Vegan OK. La Farchioni produce soltanto prodotti che vengono dalla terra e soprattutto olio extravergine di oliva, che come sappiamo è un prodotto essenziale della vita di tutti i giorni per il proprio contenuto di acidi grassi e di fenoli. L'olio extravergine di oliva biologico e casolare è un prodotto che già è di per sé, in quanto olio extravergine di oliva vegano, ma per rispettare i disciplinari dei Vegan OK deve rispettare anche il fatto di non usare colli animali nell'etichetta, e anche sulla retroetichetta assolutamente non lo consigliamo per condimento di arrosti di animali, ma soltanto per condimento di insalate e verdure. Vegan OK! Destino che salva la vita. Torniamo a Kiev dal nostro Andrea Cisternino, perché pensate, per puro caso, percorrendo una strada diversa per andare a rifugio Italia, ha intravisto una criniera di cavallo su un camion. All'interno di esso non vi era solo il cavallo, ma anche una mucca a terra sanguinante. Entrambi gli animali erano destinati al macello e così Andrea e tutto il suo gruppo hanno fatto una colletta e li hanno riscattati. La mucca è stata battezzata con il nome di Micaela. È molto provata, ma al Rifugio Italia hanno già prestato le prime cure. Intanto vogliamo mostrarvi anche questa bellissima immagine di Margot, l'altra vitellina riscattata dal macello, che sta cercando di dare conforto alla nuova arrivata. Aiesi, visita sorpresa delle telecamere di Vegan OK TG News all'interno di una pasticceria certificata Vegan OK. Siamo Aiesi, a Sogni di Zucchero, andiamo a trovare Claudia. Claudia non c'è. Ma Claudia, dove sei? Però non c'è Claudia, ma ho trovato Federica, Serena e Marica. E tantissimi prodotti certificati Vegan OK, nonché tantissima produzione dolce, salata e dolcissima. Tutto certificato Vegan OK, incluso tutto il gelato. Tutto che ovviamente la nostra pasticcera Claudia e le nostre amiche qui presenti preparano per saziare il gusto e la gola di tutti noi vegani. E adesso ci salutiamo con il nostro classico Vegan OK! Le nuove notizie dal mondo etico vegan tornano la prossima settimana. Se volete comunicare con noi, scrivete a tg@veganok.com. Io vi ringrazio per averci seguito.